È arrivato l'avviso di conclusione indagine dell'inchiesta Time Out e sono 14 le persone indagate. Per Ferdinando Minucci l'accusa è di associazione a delinquere insieme ad altri protagonisti dell'inchiesta. La notizia l'ha data per prima l'agenzia Impress ieri sera. Sono 33 in totale capi di imputazione contestati a vario titolo e in concorso che vanno dall'associazione a delinquere al riciclaggio alla ricettazione, passando per numerosi reati tributari, tra i quali frode fiscale, bancarotta fraudolenta, emissione di fatture per operazioni inesistenti, ma anche omessa denuncia. L'inchiesta è stata condotta dalla Procura di Siena sulla Menzana Basket fallita nel luglio 2014 e le indagini sono state coordinate dal pubblico ministero Antonino Anastasi, condotte fin dal 2012 dalla Guardia di Finanza. Le indagini avrebbero accertato una condotta criminosa attraverso la collaborazione tra la Menzana e la società S2 Promotion e Brand Management di Rimini, nonché la Best Solution di Siena, che avrebbero messo in piedi un complesso meccanismo fraudolento che consentiva, attraverso il pagamento in nero anche su conti esteri e false fatturazioni, di remunerare i giocatori, alterare i bilanci e trarre profitto personale. I nomi degli indagati e dei capi d'accusa sono indagati per associazione per delinquere l'ex presidente della Menzana Basket, Ferdinando Minucci, il titolare della S2 Promotion Stefano Sammarini e il socio Nicola Lombardini, l'ex segretaria generale della Menzana Basket Olga Finetti, l'ex direttore sportivo della Menzana Basket Jacopo Menghetti, il commercialista della S2 Promotion Alessandro Terenzi. A loro sono contestati anche altri reati insieme a Federica Minucci, figlia dell'ex presidente della Menzana Basket e socia della Best Solution, Pierluigi Zagni, legale rappresentante della Best Solution, Alberto Galluzzi, legale rappresentante della Columbus Value, Cesare Lazzeroni, ex presidente di Menzana Basket, Paola Serpi, ex vicepresidente della Menzana Basket, Luca Anselmi, ex amministratore delegato della Menzana Basket. All'ex moglie di Minucci, Rosanna Amereo, sono contestati i reati di favoreggiamento e riciclaggio. Al giornalista Stefano Bisi è invece contestato il reato di ricettazione. La stessa accusa invece è caduta in prescrizione per altre persone inizialmente coinvolte nelle indagini. Dall'inchiesta sono già usciti l'ex CT della Menzana Basket Simone Pianigiani e 17 giocatori.